Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessilan Condivision. Quest'oggi analizzeremo insieme tre progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya dal 30 novembre al 6 dicembre. Questa sarà l'ultima puntata di quest'anno, quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito con il primo progetto di oggi. Il primo progetto di quest'oggi è della dolcissima Evelyn Mazzi, che ci ha inviato un bellissimo video, quindi è inutile che parlo, faccio parlare direttamente lei, che è decisamente meglio. Guardiamo insieme il suo video. Ciao Tessiland e ciao a tutte le amiche che seguono il canale. Io sono Evelyn Mazzi, abito in provincia di Verona e sono molto emozionata di essere stata contattata da voi, è un grande piacere. E sono felice che la maglia che indosso sia piaciuta a tante. E ho ricevuto tantissimi like e mi avete fatto delle domande su come l'ho realizzata, anche sul mondo delle fatte. E è una maglia che mi è piaciuto veramente tanto realizzare, perché è semplice, è di facile esecuzione, spiegata molto bene dalla fatta tuttofare. Ho usato il filato bravissimo, come vedete, e ne ho usati circa 300 grammi e l'uncinetto del 5, e ho usato solo il 4,5 per la parte dei fianchi, della vita diciamo, per cercare di farla un pochino più aderente. E, è un punto che mi piace tanto, il filato è molto bello, scorre bene e come tutti i vostri filati è veramente piacevole da lavorare. Vi ringrazio ancora, saluto Valentina che è veramente simpatica e vi abbraccio tutti, vi faccio tanti auguri di buone feste, un bacio, ciao! Insomma, ve l'avevo detto, tanto valeva far parlare lei perché sicuramente ha parlato meglio di quanto potessi fare io e oltretutto è stata davvero molto dolce, quindi facciamo senz'altro anche noi gli auguri di buone feste ad Evelyn e passiamo al secondo progetto di oggi. È di Barbara Scappini, che ha realizzato questa bellissima maglia per il suo bel figliolo con il Chuck in diverse varianti di colore. L'abbiamo contattata e anche lei si è fatta sentire inviandoci un bel messaggio vocale. Ascoltiamola insieme. Buongiorno a tutti, sono molto onorata del vostro interesse per questo mio progetto e che vi sia piaciuto. Forse anche un po' complice il ragazzo immortalato nella fotografia, sicuramente. E infatti è stato proprio lui, che mi vede sempre con l'uncinetto in mano, a chiedermi di fargli un maglione. Così abbiamo scelto insieme i colori e via. Con l'uncinetto è nato così, spontaneamente, e giro dopo giro, giocando con le righe e soprattutto semplicemente, perché a me piacciono le cose semplici. Infatti è quasi tutto realizzato a maglia alta con l'uncinetto 3,5 col colore avio del filato Chuck, bianco, grigio e grigio chiaro a mezza maglia alta le prime righe e poi a maglia alta in seguito. Sono partita dal collo dopo aver realizzazzato una striscia di 9 maglie a punto elastico e ho continuato con uno sprone rettangolare, come ho facilmente imparato dai vari tutorial della fata tuttofare. Il filato Chuck è un filato molto morbido, scorrevole, si lavora facilmente ed ha una resa eccezionale. Mi sono bastati 3 gomitoli di avio e circa 30 grammi dei vari colori per le righe, il bianco, il grigio e il grigio chiaro. E ho realizzato una taglia L, considerate largo 50, il maglione 50-51 ed è lungo 69 cm. È un filato che consiglio vivamente. Infatti ho fatto anche un po' di scorta di gomitoli di vari colori perché chissà, magari guardando e facendomi ispirare dai vari tutorial della fata tuttofare, alla quale devo fare i miei più sinceri complimenti per la bravura, per la sua gentilezza, la sua pazienza, la sua creatività e l'enorme disponibilità, e alla quale devo attribuire anche il merito di avermi fatto appassionare all'uncinetto. E guardando i suoi tutorial ho imparato tantissimo e mi ha insegnato la versatilità di questo strumento nell'ambito dell'abbigliamento che io non conoscevo. Una favola appunto che solo una fata poteva ispirare, giochiamo così.
Grazie, grazie anche ai vostri filati, sempre fantastici e accessibili per i prezzi contenuti, e i vostri servizi rapidi, i vostri servizi sempre disponibili, la gentilezza, la simpatia del vostro staff. Grazie infinite a tutti. E visto che siamo vicini a Natale, auguri, auguri a tutti quanti di buone feste. Carina, vero? Carinissima. Quindi tanti auguri davvero di buone feste anche a Barbara. Adesso ovviamente parliamo anche dell'assistenza. Quest'oggi vogliamo concentrarci soprattutto sull'anagrafica. L'indirizzo, il classico indirizzo. Facilissimo, chiunque conosce il proprio indirizzo o comunque l'indirizzo di consegna. Però a volte ci sono o delle dimenticanze oppure degli appunti particolari che, se tralasciati, consentono di far sì che l'ordine possa arrivare comunque con qualche ritardo in più, perché appunto dobbiamo o contattarvi noi per anagrafica incompleta, oppure può capitare che il pacco vada in giacenza appunto perché magari qualcosa non è scritta correttamente. E quindi abbiamo pensato magari di darvi dei consigli per far sì che l'indirizzo possa essere scritto nella maniera più corretta. Guardiamo insieme questo video e poi torniamo. Eccoci qua, siamo arrivati quindi alla voce indirizzi. Allora iniziamo la compilazione. Scrivete quindi in questo campo ovviamente il nome, nel secondo campo il cognome. Io metto ad esempio Tessiland. Qualora invece voleste apporre il nome di un'azienda, di un ufficio, insomma da qualche parte, quindi o anche semplicemente il nome di un'altra persona, dovrete mettere la dicitura C.O. Vale a dire che la consegna andrà a nome di, in questo caso ad esempio, Valentina Tessiland, presso, e quindi metterete poi il nome dell'azienda o dell'altra persona. In questo modo saprete per certo che, insomma, nell'indirizzo ci sarà la dicitura completa. Qualora il nome dell'azienda o dell'ufficio dell'altra persona fosse molto lungo, semplicemente magari togliete il cognome, lo inserirete qui quindi all'interno del nome, lascerete quindi semplicemente la dicitura qui nel cognome, in modo tale che, insomma, da far comparire tutto. Poi passiamo all'indirizzo, quindi mettete la via, mettiamo ad esempio la nostra, che è quindi Fontana del Bosco, virgola, il numero civico, ad esempio il nostro è il 35. Qualora non ci fosse, scrivete SNC, in modo tale che dall'ufficio non ci siano proprio problemi per contattarvi magari in caso di anagrafica incompleta. Specificatelo sempre. Poi apponete il codice postale, mi raccomando, soprattutto per le grandi città, apponete quello corretto, magari fate anche una ricerca in più, ma apponete il codice postale corretto, così che, insomma, il corriere non possa far confusione. Mettiamo appunto ad esempio il nostro. Mettete la città, molto importante, la città, quindi non la frazione, non la contrada, ma la città, perché altrimenti, qualora apponeste ad esempio il nome di una frazione, potreste rischiare che il pacco vi venga consegnato presso un comune che abbia quello stesso nome. Quindi mi raccomando, apponete il nome del vostro comune e non la frazione, una contrada, una parte della città, ma semplicemente il nome completo del vostro comune, con la relativa provincia, ovviamente, e il recapito telefonico. A posto questo, quindi, avete inserito tutte le informazioni corrette. Controllatele attentamente. Meglio un minuto in più adesso piuttosto che il rischio di essere contattati per anagrafica incompleta oppure perché il pacco va in giacenza. Meglio un minuto prima che, insomma, ecco, giorni successivi. Qualora l'indirizzo anche per la fattura fosse lo stesso, cliccate su continua. Qualora invece l'indirizzo per la fatturazione fosse diverso, allora dovrete quindi defleggare questo quadratino, cliccare su continua, e automaticamente ovviamente vi apparirà la schermata con l'indirizzo di fatturazione. Anche qui la dicitura è la stessa per il nome, per il cognome, eventualmente il presso, per la via, il codice postale, la città, la provincia, la nazione e il telefono, con la differenza che per la fatturazione molto importante è da inserire qui il numero della partita IVA, quindi da inserire,
L'indirizzo email PEC è opzionale però, quindi solo se ce l'avete, ma soprattutto fondamentale insieme al numero della partita IVA è il codice STI, che è fondamentale, quindi apponetelo qui, non apponetelo nel messaggio, insomma, o scrivetecelo in maniera poi al di fuori dell'ordine, apponetelo qui così che anche la fatturazione possa avvenire in maniera chiara e diretta. Mi raccomando, ricontrollate tutto, qualora ci fossero degli indirizzi in più perché inseriti più volte erroneamente, eliminateli e vedrete che il vostro ordine proseguirà e non avrà intoppi né per anagrafica incompleta e né per la giacenza. Davvero pochi e semplici consigli. Adesso passiamo alla terza foto, quella che ha ottenuto più mi piace. Ha superato i 1000. Vediamo. La foto che ha battuto tutti i record è di Villelmine Andreis, che ha realizzato questa bellissima stola con il filato Ringo. Ci ha detto che per realizzarla ci sono voluti semplicemente 3 ingredienti. Un tutorial ad hoc, quello della fatta tutto fare. Un filato strepitoso come quello del Ringo nelle tonalità del beige e del bruciato. E un pochino di pazienza. Ascoltiamo il suo vocale. Buongiorno, sono Villelmine, sono altoatesina e ringrazio tutti voi per aver messo mi piace al mio post. Siete state meravigliose, un mare di commenti e ho cercato di rispondere a tutte le vostre domande. Non mi aspettavo veramente tanta risonanza. Questo progetto nasce da una richiesta di mia figlia che, avendo visto uno scialle simile che mi sono fatta 2 anni fa con altri colori, voleva che glielo replicassi nei suoi colori, ma a me non piace fare un progetto 2 volte, qualcosa che mi faccio deve rimanere unico. Quando poi ho visto questo progetto, il tutorial della fatta tutto fare, lo scialle My Flower, ho pensato che fosse l'idea giusta per lei e il filato Ringo ha offerto proprio la possibilità di avere questi colori nei toni del beige, del grigio, del bruciato, questa cannella, whisky, che sono tanto di moda quest'anno e che sono i suoi colori, perché lei ha i cappotti neri e marrone. Io ho deciso di farlo proprio in questo colore. È stata una scelta impulsiva che si è rivelata però molto molto soddisfacente, soprattutto perché mi ha dato l'occasione di fare una sorpresa a lei per la sua promozione al lavoro e il primo giorno di lavoro ha potuto sfoggiarlo con tanta felicità, e anche da parte mia, ecco. Il progetto è facile, di esecuzione praticamente molto semplice, non ci vuole tanto, ci vuole solo un po' di pazienza perché comunque potrebbe risultare monotono, ma questa monotonia oppure ripetitività dei fiori è molto alleggerita dal filato. Infatti io ero curiosissima ogni volta che finivo un fiore di vedere come iniziava l'altro e poi di scegliere, alternavo un gomitolo di beige, un gomitolo di bruciato per avere questo effetto di colore che si sposano benissimo tra di loro e quindi mi risultava così bello e facile lavorare che non mi sono neanche accorta di proprio della velocità del lavoro. Una cosa molto importante secondo me è la spillatura alla fine, praticamente bagnandolo e stendendolo su un piano morbido. Io ho usato un tappetino da ginnastica e l'ho spillato proprio per fargli venire la forma bella e poi dare un colpo di ferro con il vapore e il panno per far aprire questi splendidi fiori. Ecco, questo è stato il mio tocco finale. Per quanto riguarda la mia persona, io ho conosciuto l'uncinetto tramite la mia nonna quando ero una bambina. Io ora ho 57 anni, sono una nonna, ho 3 nipotini e ho conosciuto appunto l'arte dell'uncinetto, perché secondo me è proprio un'arte, anche il faramaglia così, proprio da parte della mia nonna, che però mi ha insegnato subito con il filato sottilissimo, un cotone, e l'uncinetto 1, 1 e mezzo. E io facevo i centrini, i pizzi, ma non l'ho mai usato con la lana, se non molto più avanti. Adesso ho ripreso quando ho perso il lavoro 7 anni fa
e da allora non mi sono più fermata. Ogni mio momento libero è dedicato all'uncinetto. Io ho una stanza dedicata proprio a questi lavori, ho un armadio pieno di filati, ma pieno di tutti i tipi, e quando ho voglia apro questo armadio e inizio a creare. Ed è con questo spirito che io vorrei fare gli auguri a tutta la nostra community, a voi di Tessiland e a tutte noi che adoriamo lavorare. Io vi faccio gli auguri di buone feste, di un sereno Natale, di un buonissimo anno. Speriamo possa iniziare bene e sempre che ogni giorno dell'anno possa esserci un filo colorato, morbido, luminoso fra le nostre dita. E questo è l'augurio che vorrei fare a tutte noi. Possiamo iniziare, finire e iniziare l'anno sempre con un filato tra le dita e creare i nostri sogni. Un saluto, un abbraccio a tutte. Che carina Wilhelmine, è stata davvero molto molto carina, un amore devo dire. E noi senz'altro facciamo anche noi tantissimi auguri di buone feste a lei. Adesso andiamo avanti proprio per i saluti, appunto per augurarci buone feste. Concludiamo quindi questa puntata di Tessiland Condivision, non prima però di avervi rinnovato i nuovi articoli appena arrivati in casa a Tessiland, Marley e Nelly, due filati entrambi con l'alpaca e questa fibra metallica e l'urex, con la differenza che qui vi è un l'urex più visibile, più quasi eccentrico, anche un po' sfacciato, invece qui è molto più delicato, in modo tale comunque da poter accontentare chiunque, in entrambi i casi morbidissimo. Allora vi ringrazio infinitamente per averci seguito, ci avete dato il vostro appoggio, vi ringrazierò all'infinito per questo. Per adesso noi andiamo un attimo in stand by con Tessiland Condivision, ma ovviamente torneremo il 7 gennaio alle 15 per una nuova puntata. Mi raccomando, seguiteci, ci saranno davvero tantissime novità sul nostro sito. Stiamo cercando di trovare un sistema che possa agevolarvi, che possa facilitarvi nei servizi che offriamo. Le scopriremo poi senz'altro insieme. Vi ricordo di commentare sotto il video per qualsiasi tipologia di richiesta, consiglio, complimento, perché fanno sempre bene. Troverete qui sotto il video i link relativi a tutti i prodotti che avete visto quest'oggi. Iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate quella meravigliosa, dolcissima campanellina in modo tale da conoscere tutti i video di Tessiland, di seguirci oltretutto, mi raccomando, su tutti i nostri social, quindi pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, Pinterest e TikTok. Io vi ringrazio ancora per averci seguito, ringrazio anche tutti coloro che ci hanno permesso di mostrare i propri progetti e di poter parlare un po' di loro. Vi faccio tantissimi auguri di buon Natale, di buon anno, insomma di buone feste, e ce n'è bisogno, e vi do appuntamento all'anno prossimo. Ciao da Valentina! Valentina Grifo, io in coso, la 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 la. Mozart. Sadiq. Alessandro, devi stare in silenzio assoluto. Ah, posso iniziare già? Sì, sì. Ok, gli uccellini ce li sentiamo? Sì. Ok. Ed è... Ok. Sì, sì. Azionare la campanella, mettere like e seguire i prossimi video. Iscriviti al canale, attenzione. Ah, iscriviti al canale. Vado. Quelli dal forno o comunque direttamente, insomma, come si dice? Ciao. Nome. Cosa ti piace di più della Tessiland? Hai un prodotto preferito? Inizio io e dico ciao a tutti da Rosaria e Valentina. E da Enzo che sta nella cantina. Yeah. Questa parte ovviamente la tagli. Che è una senza fatta a mulino, però quest'oggi voglio concludere la puntata. Ciao.